Allora, partiamo dal libro del professor Nino Galloni scritto nel 2007, Il Grande Mutuo, perché si riferiva al fatto che gli stati, per la loro vita naturale, hanno necessità di accendere dei mutui, tra virgolette, e poi quindi pagare enormi interessi ai dei banchieri privati, perché hanno perso la sovranità monetaria. Cosa ci dice in merito? Allora, in merito c'è molto da dire, però nella sostanza del discorso sarebbe bene invitare i nostri amici a riflettere, non è facile peraltro, a riflettere su quello che è e che potrebbe essere, perché il concetto di Stato, e non entriamo qui in discussione di filosofia del diritto, ma varrebbe comunque la pena di farlo, il concetto di Stato implica il concetto di sovranità. Se uno Stato, che è sovrano, va a chiedere dei soldi in prestito, non è più sovrano. Nel momento stesso in cui chiede i soldi in prestito, è indipendentemente del fatto che le banche siano o non siano private. E questo è un discorso che noi dovremmo affrontare e portare avanti ancora meglio. Ricordiamoci che fino a poco fa, fino a un secolo, massimo un secolo e mezzo fa, chi andava a chiedere i soldi in prestito erano i re, erano le dinastie che chiedevano i soldi in prestito. Uno mi potrà rispondere, sì, ma perché la dinastia si identificava con quello Stato? Ebbè, cosa cambia? Erano loro comunque che chiedevano i soldi. Per le esigenze dello Stato? No, signore, per le esigenze della monarchia assoluta, che è ben diverso come concetto del concetto di Stato che abbiamo noi oggi. Stato oggi rappresenta una comunità in atto, rappresenta una comunità nel suo divenire e come tale è sovrano. All'epoca dei re assoluti era sì il sovrano un re assoluto in quanto sovrano, ma era sovrano perché nessuno aveva la capacità e la forza di detronizzarlo o comunque di contestare le norme che egli imponeva. Tuttavia, qualora una rivoluzione qualsiasi, non faccio solo riferimento alla rivoluzione francese, ma qualsiasi altra rivoluzione, pigliavano il re e gli tagliavano la testa, il re a quel punto lì non era più sovrano. Allora questo concetto è molto chiaro, cioè bisogna riuscire a capire questi Quindi concetti mi per stai sentirceli. dicendo che uno Stato che si fa prestare dei soldi non è uno Stato completo, non è uno Stato sovrano? Assolutamente, questo è il concetto. La sovranità è intimamente connessa col concetto di Stato e il concetto di Stato nella cultura giuridica costituzionale del XIX, dell'ultima metà del XIX e XX secolo è un concetto di Stato che non coincide più con lo Stato che a sua volta coincideva col re o con l'imperatore che dir si voglia. Lì esisteva una persona fisica che rappresentava lo Stato. Scomparsa la persona fisica, non c'era più lo Stato. Quando il re chiedeva il prestito, lo ripeto, chiedeva il prestito, attenzione, 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 mi è venuta in mente un'altra cosa. Pochi di voi avete sicuramente letto lo Statuto della Città del Vaticano, che è stato di recente pubblicato. Mi sono sbagliato di parlare, Città del Vaticano non è la parola giusta, Stato Pontificio del Vaticano. Lo Stato Pontificio del Vaticano è un potere assoluto, gestito dal Papa. Il Papa è identico ai re assoluti dell'epoca di Luigi XIV. Quello che fa il Papa è un modo di comportarsi che rappresenta l'assolutismo in terra. Il Papa è il responsabile di tutto quello che avviene in relazione a quello Stato. I debiti, i prestiti o quant'altro li gestisce il Papa perché firma lui a fondo degli atti. Ora, è bene importante tenere presente questa cosa. Quindi, l'identificazione di Stato con uno Stato che chiede i soldi in prestito non è così, cioè non esiste lo Stato. Quando noi diciamo che il cittadino non ha sovranità monetaria, intendiamo dire che lo Stato, attenzione, non esiste e che il cittadino vive in una situazione di anarchia.
Quindi possiamo dire questo, che a fianco ai tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, deve per forza esserci anche il potere di emissione monetaria? Per forza, per essere completo. Se no non esiste lo Stato, o comunque lo Stato, attenzione, nella concezione contemporanea, che non è più lo Stato assolutista del 1600. Allora, anche questo è un qualcosa di estremamente importante che ci dimostra come l'umanità evolve, ma resta sempre legata a consuetudini del passato. È lo stesso concetto che noi diciamo quando la Chiesa istituisce delle festività, che in realtà sono le vecchie festività del mondo pagano. Dice si sono sovrapposti, sì, sono gli sfruttatori, tanto sfruttano il fatto che l'umanità il giorno tal d'Italia ha sempre festeggiato la Pasqua, che è una festività pagana al 150%, è sempre stata festeggiata. Il Natale, noi lo chiamiamo Natale, lo possiamo chiamare in qualsiasi altra maniera, è stato sempre festeggiato, la Chiesa ci ha messo il suo imprinting e ci ha inventato tre o quattro nomi da aggiungere a questi. Ma non significa nulla, è l'umanità che va avanti trascinandosi per luoghi comuni e per sentito dire.